Allora, buongiorno, vediamo se adesso, guarda che barba che ho, allora, vediamo se adesso riusciamo a farlo funzionare, sembra che adesso si funzioni. Allora, siamo a Miami, sono le 9:30 del mattino e sto andando a incontrarmi con Otello perché oggi firmiamo il nostro primo, ciao Roberta, firmiamo il nostro nuovo locale di dealer di auto, quindi sto andando a chiudere il contratto di affitto. E volevo parlarvi un poco di oggi, perché vedendo i post di tutti i miei amici in Italia, sono tutti che parlano di politica. Ora, non è che non bisogna parlare di politica, eccetera, ma leggo tra le righe di quei post scritti una certa o delusione o speranza o preoccupazione o meno male o adesso che succederà. Se ne parla così tanto. Non come se ne parla di una finale di Champions o come un fatto di gossip o che ne so, come la foresta in Amazzonia che sta bruciando, che ha il suo senso, ma se ne parla con una finalità come a dire che cosa succederà di noi, no? Come se la politica nazionale interferisse in maniera determinante nelle vostre scelte. Ora, a meno che non siete una delle persone che hanno affari pubblici mischiate con appalti, eccetera, eccetera, dove molto probabilmente, nella maniera italiana di fare le cose, se hai l'assessore amico riesci ad aggiudicarti l'appalto, se invece rifanno l'elezione lo perdi e quindi non ce la vai, o il contrario, non ce l'avevi e ce lo potresti avere. Per tutti quelli che hanno imprese, come la mia, come le nostre, come quelle delle persone con le quali sono in contatto, quindi pizzerie, mi sono perso le ferie qua in Italia. Lo so, bisogna stare più attenti. Ciao Marco. Quelli che hanno attività come pizzerie, gelaterie, negozi di scarpe, telefonia, qualsiasi attività, avvocati, ingegneri, qualsiasi tipo di attività che produca un profitto, un reddito. In realtà, quello che succede a livello nazionale, cioè quello che è chiamata macroeconomia, non è che sia così determinante in quello che noi facciamo, perché sì, viene da rispondere, ma se aumentano le tasse, se aumenta l'IVA, e tutte queste cose qua. Sì, però quanto impatta rispetto a quello che tu potresti fare per la tua impresa? Per esempio, se io non applico nulla, non investo nulla in marketing, per esempio. Quanto impatta la politica nazionale se poi io non faccio nulla che è veramente diretto su di me? Anche perché la politica nazionale innaffia, irroga a tutto tondo, quindi a noi arrivano gocce alla fine. Se voi invece puntate la vostra calza, il vostro tubo contro la vostra impresa, l'effetto è molto più importante. Quindi alla fine ci si lamenta del governo nazionale. Io lo vedo anche quando mi scrivono sui post, sulle sponsorizzate del corso, eccetera. Ma non vale la pena perché tanto le tasse ci uccidono, perché i politici sono ladri, perché di qua, perché di là, perché di su, perché di giù. Ma ragazzi, poi alla fine vai a vedere e gestiscono le attività come le hanno sempre gestite. Ora, una delle caratteristiche che ho scoperto, che ho notato e che ho verificato sulla mia pelle, su quella anche delle persone che grazie al cielo collaborano con me e che vedono come si lavora, è il fatto che probabilmente molti gestiscono delle imprese senza avere mai avuto nessuna esperienza e nessuna formazione. Ora, l'altro giorno mi scrive uno, mi dice: sai, sto aprendo un locale con un amico, finalmente realizzo il mio sogno. E dico: ah, bene, vieni quindi a Imprendi Food, perché insomma ti serve, visto che è il primo locale, forse un po' storto, visto che è il primo locale, è importante anche che capisci come si gestisce un locale, eccetera. La risposta è stata: non lo so, c'ho molto da fare, poi sai, stiamo mettendo tutte le risorse nel locale. Io dico: ma santa Madonna, ti stai mettendo al volante di un'auto, al volante di un aereo, a pilotare un aereo, senza mai fatto un corso di pilotaggio. Poi se le cose vanno male, la colpa è dello Stato, delle tasse, dell'IVA al 25%, di Prodi, di Berlusconi, di Renzi. No, la colpa è tua perché sei un coglione, perché ti metti al volante di un
di un mezzo di trasporto senza aver mai aperto il libretto di istruzioni, senza aver fatto mai un corso di guida. Quindi se volete realmente avere dei risultati concreti nell'attività che avete, in quella che volete aprire, in quella che state gestendo, se i risultati non vi soddisfano, probabilmente è perché quello che state facendo non dà risultati e non funziona. Non è colpa degli altri, perché se non funziona a voi e non funziona a nessuno, allora probabilmente o non è stato scoperto il modo in cui fare impresa in quel settore, o le situazioni circostanti, un saluto al mio grandissimo amico Massimo Arnè, o le circostanze che avete intorno sono così determinanti da non permettere a nessuno di avere successo. Ma siccome mi ci gioco la vita che voi nel vostro settore dove siete insoddisfatti ce l'avete qualcuno che i risultati li ottiene, allora vuol dire che non è l'ambiente ma è quello che voi state facendo. Quindi il mio consiglio spassionato veramente è quello di mettervi a studiare e a formarvi di come si gestisce un'impresa, perché oggi gestire un'impresa è diventato molto più complicato del passato. Prima di tutto nel passato bastava semplicemente avere la qualità. Immaginate un ristorante nel dopoguerra, la nonna Pina faceva le tagliatelle della nonna Pina, no? Com'è che erano? Faceva le tagliatelle meglio del nonno Alfredo, ed ecco che tutti andavano da nonna Pina. Non c'era un gran bisogno di altri settori, era la qualità che faceva la differenza. Oggi la qualità non è più sufficiente, perché se fosse sufficiente la qualità, mi spiegate McDonald's come fa a vendere quella porcheria a mezzo mondo? Vuol dire che la qualità non è più quello che fa veramente la differenza, perché nel frattempo alla qualità si è aggiunta la comunicazione, si è aggiunta la gestione, si è aggiunta la scalabilità di un progetto. Per esempio, se avete una gelateria, una pizzeria, un ristorante, dovete cominciare a pensarlo come il primo gradino verso il secondo passo, che è quello di creare nuove gelaterie, creare nuove pizzerie, creare nuovi ristoranti, farlo diventare una catena con i vari strumenti, col franchising, con l'espansione, col recupero di capitali privati. Ci sono diversi modi con licensing, ci sono diversi modi per ampliarsi. Considerate che il nostro nonno pizzaiolo riusciva a comprare casa per noi, per lui e per i suoi 7 figli con una pizzeria. Oggi se non hai almeno 7-8 pizzerie difficilmente paghi l'affitto della tua. Quindi i sistemi che aveva nostro nonno, che aveva un solo locale, non possono essere gli stessi che servono oggi, che abbiamo bisogno di più locali. Quindi se non vi formate, se non investite in voi stessi, se non vi cominciate a capire come funziona realmente il business, è inutile che vi lamentate del governo di turno, del sindaco. Io sono stato a Urbino, tra poco pubblicheremo un video su Urbino che ho girato quando sono stato lì a maggio, credo. Era desolante perché i locali chiudevano, locali storici, una via, la via dove io avevo un locale tutta completamente chiusa, e poi però chi resiste c'è. Poi i locali, sono andato a mangiare in due ristoranti, mi hanno buttato fuori a calci nel sedere perché erano pieni, cioè non c'era posto dove mangiare. Allora vuol dire che non è colpa della zona, è colpa di chi gestisce i locali, che non li sa gestire. Scusate che è storto il telefono, ho storto anche lo specchietto della macchina, quindi è inevitabile. Quindi quello che fa la differenza tra un locale che funziona, un locale che non funziona, un'attività che produce reddito, un'attività che non produce reddito, è la formazione ed è la capacità di sapere applicare regole che altri hanno applicato. Ora, noi abbiamo lavorato un anno per creare un evento unico dove dentro ci sono le persone che hanno ottenuto risultati, perché io, come li ho ottenuti io voglio che le persone che stanno vicino a me, che stanno insieme a me sul palco, qui abbiamo Walter Klinkon collegato, che è uno dei nostri relatori, che è uno dei nostri formatori più preziosi. Io non chiamo Walter se Walter nella sua vita quello che dice di insegnare non l'ha applicato. Walter l'ha applicato e ha ottenuto risultati, ed è la ragione per la quale sta sul palco. Se vengono dei relatori come Mirko Gasparotto, io Mirko Gasparotto lo adoro perché in un'ora e un quarto di intervento mi dà almeno una settanta strumenti da applicare. Se poi
chiamo per esempio Alfio Bardolla, che ci viene a raccontare non dei suoi successi ma dei suoi errori, quindi ci fa un elenco di 29 errori. Cazzo, ma quanto vale sapere 29 errori da evitare e cominciare un'attività senza commettere, perché ne commetterete comunque degli errori, ma non commettete perlomeno quei 29 errori di cui vi ha parlato. Quanto vale tenere una persona come me, che è andato in America, che ha coperto le sue gelaterie convinto che l'America fosse il segreto del successo, è arrivato, non ha ottenuto un cacchio di nulla e ha dovuto cominciare a cambiare il modo di fare impresa, studiando da chi l'impresa la faceva in maniera professionale, ha ottenuto risultati. Cazzo, ce l'avete già pronti, sono 10 mesi che lavoriamo su questo evento, 10 mesi che diamo il massimo e che stiamo organizzando una 2 giorni di formazione piena di contenuti, piena di strumenti che le persone che hanno frequentato l'anno scorso questo corso sulla fiducia, perché l'anno scorso non c'erano testimonianze, quindi l'anno scorso era fidatemi di me, si sono fidate, le hanno applicate e hanno ottenuto risultati straordinari. Fratelli Baseggio, avevano una pizzeria, ne hanno 3, hanno creato i manuali, hanno più tempo libero, hanno la possibilità di crescere, stanno costruendo una fabbrica, tutto questo dopo Imprendi Food. Marco e Anna a Venezia, Marco peraltro è una bellissima testimonianza, perché Marco non voleva venire in Imprendi Food, non credeva, è venuto anche alla Mastermind, lo sentivo in prima fila borbottare che questo con me non funziona, ma da me è diverso, ma questa è tutta teoria. Poi è arrivato a casa, l'ha applicato e adesso sta sempre in giro, che io lo prendo anche un po' per il culo, gli dico vai a lavorare, sei debosciato, irresponsabile. E testimonianze ce ne sono, abbiamo Andrea e Roberta della gelateria di Via Piave, a 90 di Piave, splendida gelateria, hanno subito applicato le tecniche che gli abbiamo insegnato, hanno fatto l'upselling, hanno fatto il cross-selling, hanno differenziato i prodotti, hanno migliorato la comunicazione e adesso stanno organizzandosi per aprire il secondo e il terzo punto. Edipo sta lì e dice presenti. Come dice Matteo, ne valeva la pena lo scorso anno a scatola chiusa, oggi ancora di più. Abbiamo Lorenzo Urbinati che dalla Spagna, quindi è dimostrazione che dovunque si possono utilizzare queste tecniche, dalla Spagna viveva dentro il laboratorio, quest'anno verrà a dirci la sua testimonianza e quella di una sua impiegata, perché anche gli impiegati lavorano meglio da quando il locale è gestito in maniera più professionale. Poi che altro avremo? Avremo l'Andreina che con il ristorante aveva il ristorante a tuttora il ristorante La Bussola a Muggia e adesso sta addirittura comprando il ristorante di fronte, quindi gli è cambiata completamente la vita. Abbiamo Alessandro Pao che a Roma non riusciva a trovare i finanziamenti per cambiare una vetrina di un gelato e ha trovato chi gli finanzia l'apertura di un nuovo locale. Insomma, le testimonianze di chi l'anno scorso ha applicato gli strumenti che abbiamo detto, li abbiamo spiegati nei minimi dettagli e hanno ottenuto risultati, ne è pieno. L'anno scorso abbiamo avuto il 98% di soddisfazione della gente che ha partecipato, quindi diciamo che siamo stati quasi l'unplay sarebbe stato anche quasi impossibile, però abbiamo avuto dei risultati straordinari. Federico, sei invitato, clicca, compra il biglietto e vieni. Oltretutto, a proposito di comprare il biglietto, andiamo a fare un po' di 2 numeri, che a me piacciono i numeri. Prendiamo il biglietto più caro che c'è, che è il biglietto da 1.000 euro. Innanzitutto ve lo scaricate dalle tasse, quindi se vi lamentate che avete il 50% di imposizione fiscale, vuol dire che il corso non costa 1.000 ma costa 500. Già cominciamo da lì. Poi, se con tutte le tecniche che vi diamo, non dico tantissimo, ma aumentate 20% il fatturato, 20% soltanto, in realtà ho visto persone duplicare, raddoppiare, triplicare il proprio fatturato. Io personalmente ho triplicato il mio fatturato del negozio che avevo, del ristorantino che avevo Urbino, l'ho preso a 30.000, l'ho portato a 95.000, quindi se ognuno di noi comincia ad applicare quello e a ottenere un 20%, se avete un'attività che fattura, non so, 100.000 l'anno, per dir poco,
sono 20.000 in più, cioè investite $500 e vi tornano 20.000. Fatevi un po' voi il calcolo, quanto è il 4.000%? Qual è che dà un investimento del 4.000%? Quindi alla fine smettetela di parlare di politica, di perdere tempo, andate a cercare www.imprendifood.com, cliccate sul partecipa al corso, prenotate il vostro corso, prenotate il biglietto che più si adatta alle vostre tasche, alla vostra voglia, di imparare, al vostro modus di affrontare un corso. Volete la parte base, ve l'abbiamo divisi in tre biglietti, in tre fasce: il basico, il gold per chi vuole avere qualche materiale in più, il platinum per chi vuole venire a cena, perché la cena è importante per la relazione che tu cominci ad avere, il networking con altri imprenditori che magari hanno avuto lo stesso tuo problema e l'hanno risolto e ti dicono come hanno fatto. Quindi è importante anche esserci, solo perché, come dico io, non è solo il corso, non si va al corso per il relatore, si va al corso anche e soprattutto per il corsista, perché i corsisti hanno le nostre stesse esigenze, i nostri stessi problemi, il nostro stesso entusiasmo, la nostra stessa voglia di applicare e di ottenere risultati. E c'è bisogno che l'imprenditore la smetta di essere solo, perché purtroppo noi imprenditori ci siamo abituati a chiuderci e a essere soli. Basta! Dobbiamo cominciare a interfacciarci con gli altri, a parlare con gli altri, a incrociare le nostre informazioni per ottenere risultati sempre più alti. Quindi, da Miami siamo qui nell'autostrada che porta all'aeroporto e che porta anche al mio prossimo dealer. Vi auguro veramente di prendere in mano il timone della vostra vita, perché i politici non apprenderanno mai nessuna decisione positiva o negativa che impatterà la vita della vostra azienda più di quanto possiate fare voi con un semplice corso, con un semplice investimento in un marketing, con una semplice ristrutturazione del locale, con qualsiasi cosa. Siete voi gli artefici del vostro destino. Quindi non voglio più sentir parlare tra i miei contatti di problemi, di colpe dello Stato, di colpe del sindaco, di colpe della crisi, di colpa delle grandi catene, di colpe di cose che stanno esterne. La colpa e la responsabilità e il merito, se avete dei successi, è sempre e solo esclusivamente vostro. Quindi da Miami vi saluto, vi ricordo, condividete questo video se pensate che sia utile a qualcuno dei vostri amici, taggatelo direttamente, fatelo sapere. Cercate di far circolare questo video, perché credo che qui dentro ho messo tutta l'essenza di quello che è un corso, l'essenza di quello che stiamo organizzando per ImprendiFood 2019, evento unico, straordinario, 2 giorni intensissimi, un palcoscenico pieno zeppo di esperti. Quindi se volete far qualcosa di concreto per il vostro futuro, www.imprendifood.com e prenotate il vostro corso. Da Stefano Versace, Miami è tutto a tutto gas.